Amici sportivi, amici scommettitori, ben ritrovati. Nemmeno il tempo di finire un giro di pronostici che bisogna fare subito l'altro. Turno infrasettimanale, breve riepilogo del turno scorso. Andato benissimo, sbagliato solo il Milan. Quindi se avete scommesso sicuramente qualche soldino l'avrete vinto. Prima di iniziare con i pronostici, vi ricordo che è fondamentale iscriversi al canale per continuare a ricevere gli aggiornamenti sui miei video e poi un bel mi piace alla pagina Facebook Sportando e dintorni. Partiamo con i pronostici. Milan-Udinese. Il Milan dopo due sconfitte deve assolutamente portare a casa i tre punti, anche perché l'Udinese due partite di fila in questo campionato non le ha vinte mai. Quindi 1. Cagliari-Juventus. Allora ragazzi, la Juventus è data a 1,90, quindi vi ho già detto tutto, giochiamocela, anche perché la Juve deve chiudere i conti se vuole giocarsi la Champions come si deve, quindi l'1,90 secondo me è tantissimo. Dopo, Empoli-Napoli. L'Empoli finisce nella zona di retrocessione dopo quasi un campionato che non c'era mai stata. Il Napoli però secondo me può andare a vincere, anche se mi coprirei con l'X2. Non so quanto è pagata, se vi piace un pochino di più mettete solo il 2. Spal Lazio. La Spal ha 29 punti, la Lazio è lanciatissima per un posto in zona Champions, quindi secondo me questo slancio mentale si protrarrà anche con la partita con la Spal, quindi 2. Frosinone Parma. Frosinone ha 17 punti, quasi spacciato, il Parma ne ha 33, un'ottima occasione per iniziare a provare a chiudere i conti in zona salvezza, diciamo, quindi anche secondo me 2. Roma-Fiorentina. La Roma ha bisogno di una vittoria, anche se non è proprio mentalmente in una situazione giusta. Incontra però la Fiorentina che si trova nella terra di nessuno, nella zona di mezzo, quindi è decima in classifica e non ha nulla da chiedere a questo campionato ormai più, quindi secondo me vincerà la Roma. 1. Torino-Sampdoria. Squadre appaiate precisamente a 45 punti. Secondo me questa qua sarà una partita da gol, anche se sono due squadre molto ordinate, ma secondo me faranno un gol entrambe. Sassuolo-Chievo. Per il Sassuolo vale lo stesso discorso del Parma, nel senso che è una ghiottissima occasione per chiudere i conti in chiave salvezza. Quindi 1. Atalanta-Bologna. Bologna in forma, da quando è arrivato Mihajlovic ha iniziato a fare qualche punto in più, infatti è fuori dalla zona di retrocessione. L'Atalanta però secondo me ha ambizione, si trova sesta, però è a 5 punti, anzi è a 3 punti dalla zona Champions, quindi vuole giocarsela e gli metto l'1. Ragazzi, abbiamo finito. Ovviamente chi mi conosce da più tempo sa che Genoa-Inter non la scommetto perché sarei troppo di parte. Detto ciò, vi auguro di vincere tanti soldi e ci vediamo sicuramente giovedì per i pronostici della 31esima. Ciao a tutti!